c'è un accenno che gli ispettori di Lega debbano preoccuparsi di come è il campo. Non mi stupisce di questo, perché negli anni passati campi come quello del San Paolo li abbiamo visti a San Siro. C'è stato un momento anche che ha subito un fungo brutto, sì, anche lo stadio Artemio Franchi. Ci fu un periodo Fiorentina campo, Sporting Lisbona, preliminare di 4 anni fa, fu giocato in condizioni indecenti. Ma non mi stupisce questo, perché siccome forse gli ispettori, la Lega o chi per essa, non si vede, si è dimenticata che si gioca su un rettangolo verde e non c'è un sintetico come a Novara o in altri posti, ma bisogna controllare l'erba. Ma non mi stupisco di niente. Ora sentiamo se ci poi magari vediamo, raccogliamo dei tutti il resto del Cagliari, e torniamo, sì. Luca, su Parma Fiorentina di ieri. Quanta Juventus c'è stata in Parma Fiorentina ieri? Ma io penso che sia stato bravissimo Montella a separare le due partite, mentre da fuori si è parlato quasi esclusivamente a livello di stampa e di tifoseria della gara contro la Juventus. Secondo me ha fatto delle scelte assolutamente, magari c'erano dei giocatori che erano, si cercava delle verifiche per vedere se erano pronti per partite importanti. Ad esempio, io qui lo dissi dopo la partita contro il Catania, che la Fiorentina vinse, alcuni difesero anche la prestazione di Ljajic. Non mi stupisce che Montella abbia capito che la Fiorentina ha un chiaro problema d'attacco, cioè io mi sono aggrappato a Toni, ci siamo aggrappati tutti a Toni, ma la Fiorentina ha una condizione in cui ha Jovetic che deve reggere la baracca e magari incontra come ieri una giornata no, ma accanto ha una serie di incognite, dall'età di Toni a Seferovic, che ieri ha dimostrato tutti i suoi limiti. È un ragazzo che è 3 anni che in Italia ha fatto 8 gare in Serie A e 0 reti, passando appunto per Ljajic, che è un giocatore che la Fiorentina ha acquistato, lo ricordo, nel gennaio del 2010, 7,5 milioni, che è già 2 partite fuori casa che non gioca, perché ieri ha fatto panchina. E seconda domanda che ti arriva direttamente da casa. Il riferimento alla partita di ieri. Il vestito appunto della domanda è: quanto il risultato influisce sul commento? Sì, perché Andrea ti dice: Pizarro e Valero si sono spenti proprio nel secondo tempo. Yo-Yo è stato egoista e quindi Montella alla fine che colpa ha? Però appunto aggiunge con un velo di polemica: se segna Yo-Yo su rigore era una super Fiorentina. Certo, vabbè, è chiaro che sono gli episodi a decidere la gara, ed è evidente del fatto che se Yo-Yo segnava era 2-0 e si parlava solamente dello stupendo primo tempo della Fiorentina. C'è da dire che al di là delle occasioni che ha creato il Parma, in particolar modo nella ripresa, nell'ultimo quarto d'ora, quando il baricentro della Fiorentina era spento, la Fiorentina ha fatto una buonissima partita, meritava secondo me, per quanto ha creato nel primo tempo, indubbiamente la vittoria. Io l'ho detto già, la Fiorentina ha un centrocampo che si basa su un giocatore, Pizarro, di indubbie qualità, che è un giocatore che sicuramente dette ritmi, fa grandissime partite con i lanci, magari gli manca un po' il tiro in porta. Ecco, secondo me, come diceva l'ascoltatore Andrea, dovrebbe coordinarsi meglio con Borja Valero, perché Borja Valero anche lui è un grandissimo palleggiatore, però quando si spenge Pizarro a livello di palleggio, un po' per l'età, un po' per la condizione fisica, un po' perché forse gli mancano i meccanismi per gestire tutti i 90 minuti di gara, ecco, Borja Valero in quel momento dovrebbe salire. La Fiorentina in questo momento non ha un interno di centrocampo che elevi la qualità quando Pizarro si spenge, e come è già successo in tante partite, ad esempio a Napoli, dove Pizarro anche lì aveva fatto 60 minuti molto buoni, quando Pizarro si spenge la Fiorentina, e quindi la Fiorentina è già un po' vittima di questo Pizarro, che fra l'altro appunto tu mi chiedevi anche in chiave Juventus. Adesso c'è da capire, e non mi stupirebbe da parte di Montella, come rimodella la squadra in vista della Juventus, perché ieri c'erano giocatori che negli ultimi 20 minuti erano cotti, camminavano. Ieri sera, sempre per a ore adamantine, antelucane, adamantine sembra Manzini, adamantine per a caccia di cibo dopo una lunga maratona, a caccia di cibo, ecco, io sono stato e mi fa piacere fermato da un gruppo di giovani tifosi della Fiorentina, i quali non erano arrabbiati. Ecco, la precisazione per chi capisce l'italiano mi sembra sia stato chiaro: non erano arrabbiati, erano amareggiati, perché non hanno gradito, dandomi ragione, la formazione iniziale di Montella e la sua lettura soprattutto del secondo tempo. Questo per far capire quanto sia difficile a Firenze scardinare dei miti che vengono già così santificati,
va bene? A distanza di pochi giorni. Allora, Vincenzo Montella, lo voglio dire ora e non lo dico più per tutto l'arco della giornata, sarà un ottimo allenatore, è un allenatore emergente, ma ha un curriculum, è al secondo anno da capo allenatore, quindi errori li fa, perché li fa Mourinho gli errori, li può fare anche Montella. Credo che sia normale. E non credo, visto che ieri sera hanno gridato all'eresia nel momento in cui io ho cercato di dire, forse se si dà mezzo punto in meno a Montella per la formazione, perché Seferovic è un'invenzione che nemmeno alla ruota della fortuna si riesce a partorire per vincere un premio, sì. Seferovic alla ruota della fortuna, va bene? Con Papi o Iva Zanicchi? Prego? Con Papi o Iva Zanicchi? Iva Zanicchi, chi ti pare? Anche Mike Buongiorno, anche prima. Buon'anima. Ecco. E poi questa lettura in base a quello che diceva Luca Cellini del secondo tempo, perché le correzioni non si fanno soltanto facendo dei cambi, sui quali si può anche discutere. Luca Calamai ieri sera era un po' perplesso sui tempi e sull'ingresso di un giocatore rispetto ad altri. Sulla sequenza, ma anche sulla carisma, la forza, che non deve essere soltanto l'allenatore che usa della teatralità per risvegliare una squadra, ma ci sono tanti modi. Ora, improvvisamente ieri ho scoperto che evidentemente gli allenatori non servono a niente, perché hanno detto, ma in panchina che cosa si può trasmettere? Bene, allora teniamoli tutti in tribuna, prendiamo esempio da Antonio Conte, martedì mettiamo Montella e Conte nello stesso box, ognuno c'ha il telefonino, e tanto non contano nulla, ma com'è possibile? Perché si deve dire queste cose? No, volevo dire una